Sono padre Rafael Pascual, professore onorario di filosofia all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e anche direttore del diploma di specializzazione in studi sindonici. Vorrei cominciare questa riflessione da una prospettiva di carattere filosofico. L'uomo è stato definito da qualche filosofo come un animale simbolico, perché proprio la simbologia è una dimensione che caratterizza l'essere umano e lo distingue dagli altri esseri viventi. Questa capacità di simbolismo rivela anche la sua spiritualità e la sua trascendenza rispetto al mondo, alla materia. La dimensione religiosa si serve abbondantemente dei simboli per esprimere il rapporto con Dio. Il simbolo per eccellenza del cristianesimo e la croce, il crocifisso. Ci sono tante altre espressioni di questa dimensione simbolica, la dimensione sacramentale, i riti, le cerimonie, le reliquie, gli oggetti e i libri sacri, eccetera. La sindone entra in pieno titolo in questa dimensione dell'uomo e lo fa in un modo speciale. Non solo come appunto un simbolo che rimanda a una realtà trascendente, il mistero che significa, ma anche come una res, una cosa, un oggetto che ha un valore in se stesso. La sindone, anzitutto, è un dono che il Signore ci ha dato. E così dobbiamo apprezzarlo, dobbiamo considerarlo con gratitudine, con riconoscenza. Come diceva San Giovanni Paolo II nella sua visita nel 1998, davanti alla sindone, immagine intensa e struggente di uno strazio inenarrabile, desidero rendere grazie al Signore per questo dono singolare, che domanda al credente attenzione amorosa e disponibilità piena alla sequela del Signore. Perché ci è stata data la sindone, possiamo chiederci. In qualche modo, sebbene con una fondamentale differenza, ci è data come un memoriale del dono più grande che il Signore ci ha dato, che è quello della sua vita, la passione. È chiaro che non si può né assimilare né equiparare al memoriale per eccellenza che è l'Eucaristia. Ma in qualche modo è adesso complementare. Infatti, ambedue ci parlano di questo, che è l'amore più grande, quello di dare la vita per gli amici. E di questo dono ci parla chiaramente la sindone, come un testimone muto, ma sorprendentemente eloquente della Pasqua, della passione, morte e risurrezione del Signore, come diceva nel 1980, sempre San Giovanni Paolo II, nella sua prima visita a Torino come sommo pontefice. Ci sono tante persone che hanno apprezzato lungo i secoli e anche nei tempi recenti, in modo speciale, questo dono della sindone. E tra quelli vorrei parlare di questo sacerdote, padre Héctor Guerra, sacerdote messicano, purtroppo scomparso ormai quasi da 5 anni fa. Lui si era appassionato dalla scoperta della sindone e era diventato, per così dire, un suo apostolo appassionato, portando avanti diverse iniziative, tra cui diverse mostre permanenti. Ormai abbiamo 11 tra quelle permanenti e quelle invece itineranti. Qui vediamo quella di Roma, che è stata inaugurata nel 2006. Vediamo alcune immagini di questa mostra che si può visitare qui all'Ateneo, che ha avuto veramente tanto successo, con tante visite di diversi gruppi di tutte le età e di diverso origine. Vediamo alcune immagini degli elementi che formano parte di questa mostra, tra cui anche il crocifisso sindonico che è stato lasciato dal Centro Romano di Sindonologia e che arricchisce da poco tempo la nostra mostra.
qui vediamo Luigi Mattei, l'autore della scultura bellissima della Sindone, così come anche gli ologrammi. Ecco, vediamo i gruppi che vengono di tutte le età e che manifestano tanto interesse per approfondire, per scoprire questo oggetto così singolare. E oltre le mostre anche abbiamo organizzato un corso, un diploma di specializzazione in studi sindonici. Siamo già ormai alla 10ª edizione di questo programma e da poco tempo l'abbiamo anche cominciato ad offrire anche in altre lingue, in inglese e in spagnolo. Ci sono gli alunni che anche si organizzano e portano avanti diverse iniziative come questo del gruppo di apostolato della Sindone. Padre Guerra ha scritto un testo che vorrei adesso presentare, un testo che è inedito e che ha un titolo molto suggestivo, Da Torino al mondo intero. Comincia così. Abbiamo davanti a noi un'immagine misteriosa e drammatica, carica di realismo. Come se Cristo stesso avesse detto all'uomo di oggi, che vive in un tempo che si caratterizza come civiltà dell'immagine, avvicinati, verifica e non essere incredulo. La sfida della nuova evangelizzazione dovrebbe spingerci a presentare la Sindone di Torino con nuovi metodi e una pedagogia adeguata. Come la persona di Gesù è sempre stata un segno di contraddizione, così anche la Sindone. C'è quindi la possibilità dell'indifferenza e del rifiuto, indifferenza causata forse da un intorpidimento intellettuale che ha perso la capacità di stupore e ammirazione. Rifiuto e non accettazione delle osservazioni e dei dati forniti dalla scienza e della corrispondenza con ciò a cui ci riferiscono i Vangeli e che si può vedere nell'immagine sindonica. Il rifiuto forse anche motivato dal fatto che l'accettazione porterebbe a un cambiamento indesiderato di certi atteggiamenti vitali. La storia ci insegna, e lo vediamo nel caso di Yves Delage, che tutte le vicissitudini della Sindone sono legate al fatto della sua evidente relazione con Gesù Cristo. L'incontro con la Sindone implica il confronto con la storia umana e con la divinità di Gesù Cristo. È proprio questo che attira le persone, ma è anche nel profondo il motivo per cui molti, forse inconsciamente, lo rifiutano. La Sindone è una testimonianza del mistero pasquale di Gesù, codificato in tutta la sua ricchezza di dettagli e scoperto alla fine del XIX secolo. Sembrava che la provvidenza divina avesse aspettato perché nel XX secolo si manifestasse e si diffondesse su larga scala in una serie di informazioni e conoscenze fino ad allora sconosciute. Ci sono volute diverse discipline della scienza per iniziare a decifrarla, ma ancora oggi le caratteristiche peculiari dell'immagine rimangono avvolte nel mistero. Nessuno è riuscito a riprodurle nel loro insieme. Come ha affermato Giovanni Paolo II, sono una sfida per l'intelligenza. La Sindone rimane ancora oggi come una testimonianza e un punto di intercezione tra la fine dell'esistenza terrena di Gesù e l'inizio di una vita gloriosa. Passione, morte e resurrezione si incontrano in essa. Padre Guerra, insieme a Padre Ledesma, scrisse un libro dal titolo Cristo Nostra Pasqua, il mistero pasquale nella vita cristiana. Qui vediamo la copertina. Lui scelse questa immagine molto bella, che si chiama L'agnello mistico, di Jan van Eyck. In questa immagine vediamo al centro l'agnello pasquale, in piedi su un altare, rappresentando chiaramente il sacrificio eucaristico. Vediamo quella ferita del costato dalla quale esce sangue che viene accolto su un calice. Gli angeli attorniano l'altare in ginocchio. I più vicini portano i segni e gli strumenti della passione.
altri hanno le mani giunte in segno di preghiera e adorazione, e quelli di fronte all'altare l'incensario. Poi vediamo al di sopra di tutta la scena, in cui ci sono diversi altri personaggi e anche una natura lussureggiante, le città con le chiese. Vediamo lo Spirito Santo che con la sua luce illumina tutti i presenti. E di fronte vediamo la fontana con l'acqua, l'acqua della vita, la fonte di acque vive. In modi diversi questo quadro dell'agnello mistico e la Sacra Sindone ci parlano della centralità della nostra fede, del mistero della Pasqua. Possiamo quindi concludere con la bella esortazione di San Paolo. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità.